E rieccoci tornati in questo nuovo episodio di Pokémon Perla Splendente. Al tramonto stiamo giocando oggi, non ci facciamo proprio mancare nulla. Siamo arrivati a Flamminia, né ansia né affanni. E invece io l'ansia ve la metto chiedendovi di lasciare un bel pollice in su. Ve lo chiedo con ansia proprio, quindi lasciatelo, ma senza ansia. Allora, qui ci sono delle bacche da raccogliere. No, non sarà la prima cosa che farò appena giunto in una nuova città. No, proprio no. Ci pensa l'uovo a prendere posizione, decide di schiudersi così proprio. Va bene. Che sono andato un po' in giro, tra la scorsa parte e questa, anche perché mi sono rifatto un po' di sotterranei, ho fatto backtracking, quindi mi sono rifatto da due foglie fino a qui, a piedi, all'indietro e a tornare per prendere strumenti lasciati qua e là e per parlare con gente lasciata qua e là. Intanto abbiamo Eppini, che tra l'altro io ho anche usato in una mia vecchissima run su Pokémon Diamante, quando ero più ragazzino, ho avuto il mio Blissey, incredibile ma vero. Non vado però ad utilizzarlo in questa run, giustamente. Quindi andiamo a depositarlo anche perché mi serve quell'ultimo spazio in squadra. Anche perché abbiamo pure Enzo, che me ne occupa uno, che per adesso starà con noi. Quindi non voglio che anche l'altro sia occupato. Anche se io tecnicamente non so quali saranno gli ultimi due Pokémon del mio team. Non lo so. Per adesso tutti confermati tranne Enzo e poi si vedrà. Si vedrà col tempo, non mi dispiacerebbe fare un team full quarta gen, per ora ci sto riuscendo, anche perché Togekiss è di quarta gen, Drapion è di quarta gen, anche se si evolvono da Pokémon non di quarta gen, Gallade sarà di quarta gen, anche se non si evolverà da Pokémon di quarta gen, lo sarebbe stato anche Hunchcrow tecnicamente, meno male che la quarta gen ha introdotto un sacco di evoluzioni nuove, perché ci voleva assolutamente, una ventata d'aria fresca. Qui a Flamminia non si dice niente di che, e tecnicamente, vabbè, a parte l'applicazione del Pokécron cronologia Pokémon, ci sono cose interessanti da vedere. Ci sono cose interessanti da vedere che di certo non si vedranno parlando con questa gente qui che ci dà semplicemente dei piccoli consigli, mentre questo vecchietto è il padrone dell'ostello, cioè la pensione Pokémon, dove possiamo depositare qualche Pokémon per farlo crescere in previsione. Direi che con il condividi esperienza che abbiamo adesso non servirà molto, ma per ogni evenienza, ovviamente se volete anche bridare con Ditto, beh, it's the only way, quindi... La padrona dell'ostello, possiamo prenderci cura di due Pokémon per allenatore. No, non ti affido niente, grazie, non voglio far fare il sesso ai miei Pokémon. In questo piccolo paesino ci sono un paio di cose interessanti da vedere. Tipo io qui prima stavo leggendo il cartello, poi si è schiuso l'uovo di Eppini e non l'ho letto più. La Gazzetta dei Pokémon, cercasi esperto in cattura di Pokémon, ti chiedono di portargli dei Pokémon particolari di forme, dimensioni, come dicono loro, e ti dovrebbero dare dei premi abbastanza carini. Non che io mi ricordi molto sui premi, anche perché forse gli avrò portato una volta il Pokémon che voleva, tipo adesso vuole Cherubi, col cavolo. Anche perché sì, si trovano nei sotterranei i cerubi, però io non ne ho presi, quindi mi dispiace molto. Allora, oltre alla Torre Memoria c'è anche da visitare le rovine, quelle con gli unknown, roba che scotta, roba bella. Ovviamente ci possiamo andare tramite la parte nord del paese, ma prima andiamo nella parte sud, dato che ci siamo già passati. Andiamo intanto a tagliare questo alberello, poi entriamo nella Torre Memoria e vediamo il da farsi. La Torre Memoria, tra l'altro... posto incantevole, non chiedetemi perché, io che sono di solito una persona raggiante, solare, però nei giochi Pokémon più le cose sono cupe e tetre, più mi piacciono. Sarò tipo, boh, non lo so, bipolare, non ne ho idea. Questo è il posto in cui riposano i Pokémon scomparsi, la Torre Memoria. Entriamo e ascoltiamo la musichetta. È una delle più belle, come quella del Bosco Evopoli. Una delle più belle. Andiamo, perché qui c'è da ottenere anche la MN di Scacciabruma, se non ricordo male, in cima. A meno che non abbiano cambiato delle cose. Si possono incontrare dei selvatici, semplicemente camminando sul pavimento della torre Pokémon. Tipo gli Zubat, volendo si può trovare Gasly, quindi se volete un Gengar è la vostra occasione questa. Sinceramente non ci sono Pokémon che mi interessano nella torre Pokémon, quindi fatto questo incontro selvatico che già mi ha dato abbastanza fastidio, andrei ad attivare un repellentino, anche perché ne ho comprati. Eccoli qua, 8 repellenti, poi c'ho pure un super repellente. Beh, oddio, non ne ho comprati troppi, o meglio, li ho comprati, ma a quanto pare ne ho anche usati alcuni.
Allenatore, si comincia con gli allenatori e vai, che poi ce li facciamo anche nelle rovine. Poi bisogna andare verso nord e poi bisogna andare verso est. Intanto mandiamo Franco contro questo Scorupi. No, scusa, avevo visto Scorupi, invece no. Non so perché, ma mi sono confuso. Ho visto Violaceo per un attimo e ho detto, oddio, ci ho mandato Scorupi contro. No. Andiamo con Bollaraggio. Era uno stanchi alla fine. Perfetto, inizio già ad avere le allucinazioni. Guardate cosa mi fa stare in un cimitero. Sono i fantasmi che si stanno prendendo possesso della mia mente. C'ho i demoni in capa, datemi subito dello Squid Game. E ci manda subito Cricketune. Vai Franco, fai un bel bollaraggio! Perfetto, e anche Cricketune se ne va a fare il suo bellissimo verso da un'altra parte. Tra l'altro mi disturba combattere contro altri Pokémon proprio all'interno di un cimitero. Cioè, nel senso, se succede qualcosa di grave, almeno siamo già sul posto. No, no! Vabbè, dai. No, ma c'è acqua scolo? Balordo, sei un balordo? Vabbè, Franco, io farei una cosa un po' tipo cambiare Pokémon, ecco. Cosa ne pensi? Mandiamo Ferdinand. Che per adesso, non essendo ancora un Gallade, che deve essere boostato in attacco fisico, a psichico, e noi ce lo godiamo così. Intanto lui si busta di brutto. E Ferdinando continua tipo a fare quel movimento sulle... Madonna, i pad, che uno va sotto e quello ti ritorna sopra, quanto li odio i pad. Avevo fatto psichico, mi è tornato su goccia vitale. Porca miseria, è già la seconda volta che mi fa sto scherzo, sto mezzo drift. Non vi sopporto quando fate così. Ok, perfetto, l'abbiamo buttato giù. Questo dovrebbe essere l'ultimo, dimmi che ne aveva solo tre. Mamma mia, che già il primo c'ha tre Pokémon. E che cavolo, abbiate un po' di pietà per la mia anima. Siamo pure in un cimitero. Qua mi metto a dormire vicino ai Pokémon se continuate a darmi fastidio. Pietra ovale, molto bene. Di qua forse ci dovrebbe essere anche qualche strumento nascosto. Solo che figuriamoci se io ho voglia di stare lì col software a controllare. Proprio no. Comunque, tra la scorsa parte e questa, dato che ieri non avete neanche avuto l'episodio, perché purtroppo ho avuto degli impegni, che cosa ho fatto? Sono stato a scavare di brutto. Ho trovato un sacco di robe. Tra l'altro bellissimo il gilet. Bellissimo, senza maniche, con la pelliccia intorno e la stampa di Gyarados cucita dietro. Bellissimo. Io voglio quel giubbottino. Per favore, fatelo. Lo indosserò fino alla fine dei miei giorni. Che poi c'ha... tutto duro lui, capito? Col jeans sottopelato. E poi c'ha Cleffa. Questo sta a significare che anche i più duri di noi all'apparenza, dentro hanno un animo puro e gentile. Missile Spillo. Attenzione, questo dovrebbe essere Saverio, sì. Togliamo Stridio. La prima mossa coleottero che impara è questa. Vabbè che io, volendo, ho le MT sia di Forbice X che di Ronzio. Però Ronzio è speciale e non credo gli servirebbe molto. Forbice X la impara da solo. Quindi a meno che le MT non siano utilizzabili più volte, come negli ultimi giochi. Se le MT sono utilizzabili tante volte non si perdono, potrei anche insegnargli Forbice X subito. Se no comunque lo imparerà per livello. Intanto affrontiamo anche quest'altro allenatore, il terzo, che addirittura è Tino Pokefan, contento di bimbo. C'ha la maglietta, quella più classica che ti sbattono in faccia in qualsiasi Pokémon Store in Giappone. Cioè la classica con la faccia di Pikachu così. C'è pure la bambina che sta in cosplay. Sembra il povero padre che deve accompagnare il figlio a Lucca Comics. E tipo dopo un'ora gli fanno già male i piedi e c'è il figlio che vuole andare a Japan Town, che sta tipo a 55 km dal resto della fiera. E quindi io mi immedesimo in quel padre. Io ti capisco, perché io quei dolori fisici li ho iniziati ad avere già 22 anni facendo il Lucca Comics. Quindi ti capisco. Ma sì, facciamolo un bollaraggio su Pikachu. Cosa potrebbe mai andare storto? E infatti, assolutamente niente. Saliamo tutti di livello, appassionatamente.
Chi è che manda? Pichu. Mamma mia. Ma siete proprio fissati, la maglietta, il costumino. Ma fissatissimi proprio. Ma si vede che sei proprio un padre. Unici Pokémon conosciuti, Pikachu e quelli che assomigliano a Pikachu. Molto bene. Intanto l'abbiamo buttato giù. Certo che comunque portare la bambina lì a fare le lotte vestita da Pokémon dentro un cimitero, vabbè. Chi sono io per insegnare il buon gusto agli altri genitori? Finito il repellente! Per fortuna che se ne può attivare un altro subito. Questa è una gran cosa. La quinta gen l'ha introdotta, quindi rispetto per la quinta gen. E giustamente lei ci chiede di avere rispetto per il suo dolore e poi fa partire una lotta, come se niente fosse. Meno male che i tre Bounslai ce li ha solo lì nell'artwork e non nella squadra, perché avrei potuto urlare dentro un cimitero per sta cosa e sarebbe stato molto spiacevole. Molto spiacevole. Vai Franco, andiamo con un bel bollaraggio, super efficace, stabbato, super shottato. E ovviamente c'ha vigore, quindi è un miracolato. Usa pure copione. Perfetto, poi mi fa bollaraggio pure a me. Oh no, come farò? Abbi pietà. Ho perso un PS. Va bene. Facciamo un altro bollaraggio, non sia mai usa tipo una super pozione, poi veramente urlo. Ok, la rimandiamo subito a rifare le sue cose. Stava tipo piangendo su una lapide, quindi forse questa frase non avrei dovuto dirla. Vabbè, torni alla sua vita. Nel senso, non volevo usare vita in un contesto. Torni alle... Ciao. Oh, meno male che abbiamo questi due contadini da affrontare subito. Beth e Rob. E Bob, Ranch Family. Ovviamente mandano Ponyta, che è un Pokémon da Ranch. E Buizel. C'è anche Buizel. Io ovviamente con Shiruz e Franco ho già la vittoria spianata. Quindi bollaraggio su Ponyta. E poi andiamo a fare un bel extra senso su Buizel. Mannaggia, mi stava di nuovo driftando il pad. Perfettissimo. Bravo Franco. Pistolacqua, ovviamente su Ciruzzo, poverino. Non ha fatto niente se non essere così carino. Extrasenso, attenzione. Vai, andiamola a chiudere, beccata. Extrasenso in caso ce ne sia bisogno, ma non credo. Preciso. E salutiamo anche i nostri amici del ranch. Vi verrò a trovare un giorno, voglio cavalcare un pony. Oppure può essere lui a cavalcare me, dipende da chi è più pesante tra noi due. Perfetto, sconfitti anche loro. Si va avanti. MT 27 calcio basso. Una mossa che mi fa venire dolore solo a leggerla. Per noi maschi è un'altra cosa. Vai, affrontiamo pure questa coppia di fidanzatini. Giustamente, esci con la tua ragazza. Dove andiamo? Al cimitero, chiaro, no? Miss Drivas e Ma... Ah, ma siete una coppia di emo, non l'avevo capito. Già dai Pokémon si capisce tutto. E la prossima volta però rendetelo più noto. È un cazzo di ciuffo per capire. Il maschio ce l'ha però. Allora, facciamo una cosa bella. Facciamo su lui che è buio, facciamo bollaraggio su Markrow e poi extra senso. Su Miss Drivas dovrebbe avere tipo effetto... No, aspetta, spettro... Non mi ricordo qual è la correlazione tra spettro e psico. Quindi adesso lo scopriremo insieme, non mi ricordo. Spettro è super efficace su Psico, ecco. Però non mi ricordo se Psico è non molto efficace, non ha proprio effetto su Spettro, non me lo ricordo. Attenzione, Ensuccio vuole imparare Ombra Notturna, che prima di... Vabbè, sì, poi imparerà altre mosse belle, ma tanto noi non ci arriveremo. Togliamo Nube. Via, via, via. Confusione. E Franco evita la mossa. Bravo Francone. Extra senso. Ok, worka, ma non dovrebbe essere molto efficace. No, è neutra. Perfetto, a posto. Meglio così. Va bene, altro bollaraggio direi che abbiamo fatto. Poi comunque non è altissima la torre Pokémon. Dobbiamo arrivare in cima dove ci sono due simpatiche becchine. E poi in Diamante Perla la resa era fantastica quando arrivavi in cima.
Perché se non sbaglio, tipo, non c'era manco... No, aspetta, oh. Non mi ricordo se non c'era più la musica una volta arrivato all'ultimo piano, non me lo ricordo. Però c'era tutta questa atmosfera nebbiosa con le due vecchiette. Vediamo come l'hanno fatto qui. Vabbè, sì, è un po' meno cupo, perché lì, vabbè, essendo tutto a pixel, era tutto un po' più libera interpretazione. Non è che si carpissero le espressioni facciali, era tutto un... Qui è più moderno, si notano di più le cose, si vedono più dettagli del volto. Toglie un po' quell'alone di mistero, secondo me. Tutta questa definizione, che poi parlare di definizione con questa grafica, però avete capito cosa intendo. Nella torre memoria riposano gli spiriti dei Pokémon scomparsi dopo una vita lunga e felice o dopo una breve permanenza. Tutti i Pokémon scomparsi troveranno qui la consolazione. Mi fa piacere la tua visita. Ecco, tieni questo MT. E teniamo l'MT 96, che dovrebbe essere appunto Scacciabruma. Forza! Sì, esatto, volevo dire proprio quello. No, Scacciabruma ci serve dopo. Perché pensavo a Scacciabruma qui? Vabbè. Otteniamo anche Velo Puro. Fallo tenere al primo Pokémon della tua squadra. Aiuterà a tenere lontani i Pokémon selvatici. Questa è una gran cosa. Questa è una gran cosa perché ci eviterà di comprare repellenti a tutto spiano. Ma comunque, figuriamoci. Lo farò lo stesso. No, vabbè, perché devo dare altri strumenti ai miei Pokémon, mica per altro, ma dai, su! Ma davvero credereste che io potrei... Sì, fate bene a crederlo. E mamma mia, però, ma scendere è più difficile che salire, ma com'è sta cosa? Potevo usare la fune di fuga, ma com'è sta cosa? Però qui c'è qualche strumento nascosto. Mamma mia, i repellenti che sto sprecando. No, ma dai, ma c'è uno strumento nascosto. Ma ci deve essere almeno su una lapide del piano terra. Ma io non ci credo neanche se lo vedo che non c'è uno strumento nascosto. Ma dai, sarà sicuramente in questo. Niente! Avrei potuto scoprirlo in 2 secondi con l'app ricerca strumento del Pokécron? Sì. Ho comunque cercato manualmente tutte le lapidi una a una? Sì. Così. Questo è il modo. O così o niente. Adesso andiamoci a vedere le rovine di Flamminia. Va là. Infermiera, si muova! Che qui è il tramonto, ma potrebbe arrivare la notte a breve. Che bella la mia squadretta quasi completa. Comunque datevi suggerimenti per gli ultimi 2 Pokémon, perché io sto andando in crisi. Cioè, ho valutato vari Pokémon, tipo Abomasnow, però non mi piace... C'ho Weavile, però già è buio. E c'ho Drapion, che sarà di tipo buio. Non voglio i doppi tipi. Potrei prendere Magneson, ma c'è già Empoleon, che è di tipo acciaio. Non voglio i doppi tipi. È difficile. Allora, se attraversiamo qui dalla parte in mezzo, dovremmo poter visitare questa casetta, che prima non abbiamo visitato. Poi c'è pure l'entrata per visitare quell'altra. E poi quella per le rovine. Mio figlio adora le rovine che si trovano a poca distanza da qui. Se ti capita di catturare qualche Pokémon... Sì. Mostriamo. Tanto ci sono gli Unknown, insomma. Mica Pokémon qualunque. Gli Unknown, che sono i Pokémon più misteriosi mai creati in Pokémon, ma anche quelli meno utilizzati, perché... Cioè, tra tutti i Pokémon abbastanza misteriosi, che misteriosi non intendo i Pokémon misteriosi tipo i leggendari, misteriosi come aggettivo intendo, avvolti nel mistero, ecco. Gli Unknown sono stati anche poco utilizzati, cioè ci sono le rovine Flamminia, ci sono le rovine degli Unknown nella seconda gen, però non è che loro svolgono questo ruolo super determinante o appaiono... C'è una cutscene in cui appaiono, certo, però niente di che. Pensavo li avrei visti di più. Bene, viste le 2 casette, adesso possiamo entrare direttamente nelle rovine Flamminia. Però che facciamo? Lo prendiamo un repellente prima? Ce la facciamo a esplorarle solo con i pochi repellenti che abbiamo? Che cavolo, avrei potuto farle prima queste cose, prima di iniziare, certamente. Però avete scelto di seguire il let's play di Drarz e vi beccate pure queste robe fastidiose. Vai, ne prendiamo 11 proprio. Vai, le fune di fuga ce le abbiamo già e siamo alla grande. Ma come sono passati già 20 minuti? Cosa abbiamo fatto per 20 minuti? Mamma mia, come vola il tempo. Siamo ancora a Flamminia e non l'abbiamo neanche finita. Shame. Shame, Drarz, shame. Ho sbagliato? No, non ho sbagliato, perfetto. Mamma mia, mi stavo già...
cagando addosso. Oh, la musichetta, vabbè, ormai sono 3000 volte che l'ascoltiamo. Non mettiamo subito il repellente, aspettiamo, voglio almeno fare un encounter per il Pokédex di Unknown. Ok, qui non troviamo niente, dobbiamo analizzare tutte le rocce, assolutamente sì. Se leggete sulla parete adesso lo facciamo. Potete anche vedere dove andare con precisione, ma comunque è facile anche senza orientarsi, dai. Basta tenere presente gli sbocchi dove si è già andato, cioè quelli ciechi, tipo questi, ormai si può andare solo di là. Comunque leggiamo. In alto a destra, in basso a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, in alto a sinistra, in basso a sinistra, basta. È molto più facile andare ad esclusione che ricordarsi tutto. C'è qualcosa di misterioso in queste rovine, ecco perché ci vengo sempre. Comunque più tardi passa da casa mia. Ti darò una capsula dove potrai attaccare dei bei bolli. E se ne va. Questo è un Malus. Avrei dovuto parlarci alla fine perché lui serviva per orientarci meglio. Ma va bene, vediamo subito in alto cosa c'è. Perfetto, piccolo cieco, così ci teniamo solo in basso. Poi di qua troviamo subito il piccolo cieco. Che è questo, perfetto. Che intuito. Quindi qui possiamo tecnicamente solo tornare indietro da qua, ma per andare avanti solo di qua. Più facile così. Questo è un allenatore. Che dovrebbe avere dei Bronzor, tra l'altro. E non mi è ancora capitato un selvatico. C'è un encounter rate nelle rovine Flaminia che non è altissimo. Quindi va bene così. Carletto scopri rovine, che ci manda Geodude. Dovrebbe avere pure un Bronzor, se non ricordo male. L'unica cosa che spero non abbia è Geodude con vigore, perché mamma mia, ste rovine le finisco di buttare giù io! Vediamo subito se è il caso di arrabbiarsi oppure no. Non è il caso di arrabbiarsi. Bravo, Franco! Prossima scelta, Geodude di nuovo. Vai, un altro bollaraggio, ce lo togliamo subito di mezzo. Tra l'altro c'è un allenatore nelle rovine, uno, quindi dovrebbe essere una passeggiatina. Dovrebbe essere proprio una cosa veloce, una visita di cortesia, perché più che altro ci sono gli unknown per gli encounter del Pokédex, chiaro. Ma poi ci sono degli strumenti carini nell'ultima sala. Ecco comunque il Bronzor che mi ricordavo avesse, perfetto. Non sbaglio mai, tranne quando sbaglio, in quel caso ho sbagliato. Ah, Bronzor resiste leggermente di più, giustamente. Perché comunque è neutra la massa acqua. Però lo andiamo a ownare alla fine con un altro bollaraggio. Perfetto. Unico allenatore di questa, di questo dungeon l'abbiamo fatto. Ci ha dato pure un sacco di soldini. Che bello, queste rovine sono il massimo. Vediamo subito di qua cosa c'è. Vicolo cieco. Perfetto, con una fune di fuga alla roccia. Analizzate sempre le rocce che stanno da sole, messe lì da sole, perché c'hanno sempre, o quasi, qualcosa di buono. Non di qua. Troviamo l'altro vicolo cieco prima, che è di qua. E non c'ha niente. Quindi proseguiamo. Eccoci qui. Forse sotto già non c'è più niente. E infatti... Quindi possiamo subito risalire. Andiamo di qua con un'unica via d'uscita. Ci troviamo un altro sbocco. Vediamo se sopra... Oh, attenzione! Potrebbe essere questa la via in cui andare subito. Vediamo. Perfetto, vicolo cieco con grande fungo. Altro vicolo cieco. Metodo più rapido, trovate prima i vicoli ciechi e poi andate dove ci sono gli sbocchi, tipo qua. Molto bene, a questo punto vediamo. Ok, altro vicolo cieco senza strumento, peccato, mi sento sempre triste quando non ci sono. Credo di qua ci sia un vicolo cieco. No, questa è la stanza finale, quindi prima per par condicio vediamo cosa c'è di qua, che forse c'è uno strumento, non c'è. E stanza finale, siamo arrivati. Con quattro strumenti, e qui c'è scritto friend, amico, amicizia. No, se non sbaglio nella versione italiana c'era scritto in italiano, c'era scritto amicizia o amici, perché sennò ci sarebbe dovuto essere scritto friendship, vabbè. Friend, tutte le vite ne incrociano altre per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. Che belle frasine. Poi troviamo
una pepita e ci otteniamo 500 poche dollari rivendendola. Una caramella rara, che ne abbiamo già qualcuna, io me le tengo lì che magari ci serviranno. Poi le caramelle rare fungono pure da revitalizzanti. Bizzo aroma, e questo pure può essere rivenduto per un sacco di soldi, ma anche usato volendo. E una lastramente, però gli aromi se non sbaglio pesano un botto, quindi incidono sulla velocità. E ok, c'è del testo dietro la lastra, che le lastre hanno questi bellissimi testi dietro. Questa lastra racchiude la potenza dei giganti sconfitti. Hai messo la lastramente nella tasca strumenti vari, i giganti sconfitti. C'era la teoria dei giganti che si erano trascinati la regione sulle spalle. C'è tutto nella biblioteca di Canalipoli, possiamo trovare tutto lì. Comunque, senza stare a scervellarci per uscire, usiamo una fune di fuga e facciamo una cosa rapidissima. Eccoci! Flamminia esplorata, finito tutto, credo. Abbiamo visto proprio tutto, siamo pure entrati nelle casette e parlato con tutta la gente. Infatti abbiamo sprecato un po' di tempo extra. No, non volevo andare nel... Anzi no, ci vado perché dobbiamo raggiungere Rupepoli e ci sono allenatori da fare. E Franco ha usato un botto di bollaraggio. Adesso la cosa che spero io è di metterci meno di 20 minuti per arrivare a Rupepoli. Ci spero tantissimo. Vediamo di farcela. Salve infermiera, è stato un piacerone. Prendiamola, sbaglio sempre il tasto, prendiamo la bicicletta, tra l'altro ho pure preso il super no, l'amo buono, però forse l'avevo fatto in video, non mi ricordo. E andiamo verso il percorso 210, Flamminia Nord. Le bacche per adesso non le prendo, che me lo faccio in backtracking, così risparmiamo un po' di tempo. Qui tra l'altro mi sa che la bici non è stata una scelta allegrissima. Ah, Ciro, ho trovato una bacca grana, non è la prima volta che trova robe. Affrontiamo gli allenatori, va. Questo non è un allenatore, perfetto. Però questo ci dava forse... No, questo ci dà una mossa. Sto facendo un pisolino. Se fossi un Pokémon alato sarei su un Trespolo. E infatti ci dà Trespolo, me lo ricordavo. MT51. Mossa volante, si recuperano i PS, può essere utile. A questo punto scendiamo, che c'è quell'allenatore che non ho fatto. Perfetto, meno male che mi ha visto prima lui dei selvatici. Ed è un altro uomo ranch. Anton, fattore, oddio! Oddio! Ma ci ha mandato Ipom, non ce l'avevano ancora mandato. È vero che qui c'è pure Ambipom. È vero, Ambipom è di quarta. That's true. Va bene, facciamo bollaraggio. Bellino Ipom. Tra l'altro Ipom iniziava la sua... Cioè, Ash iniziava l'avventura a Sinnoh proprio con un Ipom, se non ricordo male. E Pikachu. Poi però Ipom lo dà a Lucinda per Buizel, che sliding door fantastica. Girafarig. L'anime di Diamante e Perla è stato l'ultimo che ho seguito. Bollaraggio. Olè. Anzo al 22. Prossima scelta Psyduck. Cambiamo Pokémon? Non lo so. Oddio, essendo Psyduck. Vabbè, volendo potrei... No, perché è il contrario. Cioè, c'è Coleottero che sarebbe... No, 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 no. Tanto è Psyduck, non è Golduck. Ma poi non mi ricordo se Golduck assume il tipo Psico. Non mi ricordo. Ma è Psyduck, quindi non ci dobbiamo neanche pensare a ste cose. Usiamo comunque Bollaraggio. Lui è solo acqua. Ottimo danno comunque. Graffio. Va bene. Non è un problema. Che poi a proposito di Psyduck, sbaglio, è qui vicino che ci sono gli Psyduck che bloccano il passaggio. E ci vuole la medicina. Però ha voglia prima di arrivare alla medicina. Dobbiamo farci tutta la parte di Pratopoli, della bomba e dell'inseguimento del Team Galassia fino alla riva Valore, se non ricordo male. Sì, perché Riva Arguzia era quella che c'era su Annevepoli. Saliamo. Gemelline, che ci hanno subito visto. Ah, che c'è pure tipo una sottospecie di mini bar qui sopra, qui a nord, con gli allenatori, quindi mamma mia. Ci abbiamo un po' di cose da fare, ci abbiamo un po' di cose da fare in questo episodio. Dobbiamo arrivare a Rupepoli, le robe da fare ci sono. Io tra l'altro non ho incontrato neanche una non nelle rovine, ma com'è sta storia? Ora me ne sono reso conto.
Volevo il mio encounter. Pikachu ci fa scintilla. Noi usiamo bolla raggio. Su Clefairy, ovviamente. Ah, resiste. Incantavoce colpisce entrambi. Perfetto. E noi con un bel extra senso vediamo quanti danni facciamo a Pikachu. Ci stanno. Bravo Ciruzzo, si sta skillando. Poi appena si evolve in Togetic, che io me lo sto pure portando dietro come Pokémon da passeggio, dovrebbe far aumentare tipo l'amicizia. E poi volendo potrei pure dargli uno strumento per aumentare l'amicizia. Dovrei avere tipo la... non la calmanella, ma un altro strumento. Intanto è salito al 31 Ciruzzo. Appena si evolve in Togetic, big party. E appena si evolve in Togekiss, big party in ciabatte doppio. Terry e Tia gemelle sconfitte. Io ho pure comprato i rimedi dall'erboristeria, tipo le radici energia, polve energia. Solo che quelle non le posso dare a Togepi, se no non mi si evolverà mai più. Perché ai Pokémon non piacciono, sono mega amare. Allora, Francone, vai con un bel bollaraggio. Olè! Prossima scelta, Pikachu. Con un altro bel bollaraggio. Mi fa attacco rapido. Tra l'altro tra poco Franco si dovrebbe evolvere. Cioè nel senso, io volendo potrei farlo evolvere già subito con le caramelle rare. Però no, voglio aspettare di vedere dove siamo arrivati alla fine del percorso. Sarebbe più saggio, sarebbe più saggio, dato che c'è la sfida con Marzia che usa Pokémon Lotta, arrivarci senza avere Empoleon. Perché una volta evoluto in Empoleon guadagna il doppio tipo acciaio e diventa debole alla lotta. Però a me non me ne frega niente. Proprio... E poi qua, quanto mi pentirò di questa cosa che ho appena detto? Mi pentirò tantissimo. Intanto è Pini minimizzato. Speriamo che Franco la colpisca lo stesso. Adesso mi servirebbe un bel aeroassalto per colpirla, però va a segno lo stesso. Bene, bene, bene. Tra l'altro c'è la leva Pokémon. Quanti Pokémon mi devi far vedere oggi prima di levarti dalle palle? Che questi hanno sempre botte di 5-6 Pokémon. Ah, meno male, sono finiti. Ma grazie. Se si è messo paura perché gli ho detto le cose brutte, l'ho offeso. Via sta bici che è incontrollabile, non ce la faccio, non la sopporto. Mega Ball. Bene, bene. Facciamo saltellino. Hello. Andiamo a fare quest'altra sfida. Poi credo che per il fuori adesso siano finite. Ci sono quelli dentro il bar più il percorso. Ci dobbiamo dare una bella mossa. Ci manda Cleffa. Andiamo con un bel bollaraggio. Che sto pure finendo i PP. E c'è da fare ancora un percorso. Molto bene. Prossima scelta, Eppini. Tutti i Pokémon baby. Altro bollaraggio. Mi sa che mi tocca fare una piccola tappa per curarmi. Ma sapete cosa? Vi faccio un piccolo taglio. Nel frattempo che approfitto di tornare indietro a curarmi, vado pure a farmi quel benedettissimo encounter di Unknown. Perché non ci sto a non averne incontrato neanche uno. E che cavolo. Vabbè che non mi ci sono fermato molto lì. Però manco il repellente ho usato, e che cavolo. Clefairy. Ma quanti Pokémon c'ha questa? Oddio. 3, va bene. E questo Clefairy neanche andrà KO in un colpo, quindi mi tocca pure sprecare più tempo. E invece ci va. Che bello, l'ho buffata in negativo. Anzi, in positivo, per me. Perfetto, sconfitta anche quest'altra leva Pokémon. Molto brava leva Pokémon, molto brava. Torniamo indietro, va. Ma tornare indietro il cavolo. C'erano sti due allenatori che non avevo visto. Ma com'è?
Ma com'è? Va bene, dai. Ho pochi PP a bollaraggio, ma ce la faremo. Hanno solo due Pokémon. Possiamo farcela. Contro Ava e Teo. È vero che ho fatto il giro così, proprio per dritto, non ci sono mai passato. Pensavo di averli affrontati loro due, invece no. Ok. Allora. Ho subito un bel bollaraggio su Glemiao. Extra senso su Stanchi. No, aspetta, non ha effetto? Ma Stanchi è veleno? Ma che è pure buio? Mamma mia, non mi dire. Vabbè. No, sto drift. Usiamo metronomo a sto punto. Ci proviamo. Bruciapelo. Su Franco, giustamente. Morso. Vai, metronomo, vediamo cosa usa. Vai, Ciruzzo. No, cos'è che ha usato? Una roba polare, ma non l'ho letto. Ci riproviamo. Bollaraggio, metronomo. Stavolta niente fake out di Glemiao, quindi lo colpisco. Oh, così. Veleno gas. Very nice. Franco ha evitato la mossa. E Ciro si è fatto avvelenare. Vabbè, ma Ciruzzo è piccolo. Queste cose ancora non le sa. Vai, metronomo. Missile spillo. No, evita l'attacco. E vabbè, niente. Dai, Franco, su. C'ho 5 pp di bollaraggio. Chiudiamo sta lotta velocemente, per favore. C'ho pure un Pokémon avvelenato. Devo assolutamente tornare dall'infermiera a curarmi. Oh, ci siamo? Sconfitti anche questi due. E ora che l'ho fatto, posso tornare con calma indietro a curarmi, a fare sto encounter di unknown. Eccolo qua, il nostro unknown. Quello a D, tra l'altro. Oddio, è il primo che trovo. È il primo che trovo, quello a D. D di Lars, D di Daniel, D di D. No! Io voglio provare a catturarlos. Facciamogli boh una beccata, ma giusto così. Voglio provare a catturarlo, voglio provarci, ok? Ci proverò e ci riuscirò. Tra l'altro loro hanno introforza. Sono dovuto ritornare nell'ultima stanza, quella in fondo, per beccarne qualcuno, perché mi sa che spawnano solo nella stanza in fondo. Non lo catturiamo! Ha fatto un brutto colpo, Franco, per fare bella figura con me, Franco! Non prendere iniziative! Cioè, che bello quando pensano di fare una cosa buona per te, ma in realtà tu volevi solo indebolirlo. Madonna, Franco! E ritorniamo a noi. Qui davanti, il caffè Baita, latte appena munto. Ma guardate qui sopra, esatto, gli Psyduck, bellissimi. Loro non li dimenticherò mai. Ma soprattutto io spero che l'animazione di quando li andremo a far togliere rimanga bella e divertente come la prima animazione originale. Il gruppo di Psyduck è immobile, nessuno di loro intende spostarsi. Mamma mia, accerchiati proprio. Entriamo nel caffè. Ci sono un po' di allenatori da fare e noi siamo in procinto di vedere qualche evoluzione carina. Che se tutto va bene si evolvono sia Togepi che Primplup. Credo che Togepi ci metterà un po' di più di Primplup, però. Vai, Clefairy! Allora, dentro il caffè, quanti allenatori affrontiamo? Al tavolo non credo tutti ci affrontino, quindi ce la dovremmo cavare in poco tempo, contando che c'è ancora tutto un percorso sotto la pioggia da fare per arrivare a Rupepoli, ma non è propriamente il percorso più lungo e difficile. Quelli dopo Rupepoli a scendere sono tremendi, ma lo vedremo a tempo debito. No, dovremmo farcela, dai, dovremmo farcela a raggiungere Rupepoli. Ormai ce l'ho in testa, poi voglio sentire la musichetta di Rupepoli, che è bellissima. Andiamo con bollaraggio di nuovo. Siamo confusi. Quando è che mi ha confuso? Ero distratto a parlare, a cianciare. Mi sono pure colpito da solo. Che bello. Ruggito. E vai. Aumentiamo i turni di lotta inutilmente, giusto per perdere un po' di tempo. Tanto comunque vincerò io. Ma va bene. Dai, Priplap. Oh, prima devi fare bella figura. Mo non fai bella figura. No, ti devi colpire da solo. E muoviti. La bella figura la fai solo quando è per te una bella figura. Per te. Deve essere per me una bella figura, ok? Ferdinando sale al 31. Molto bene. Ferdinando. Ci vuole la pietra, quindi per adesso non ci penso neanche. Però Saverio al 40 si evolverà. Ma ci vuole un botto di tempo. Ecco, l'avevo appena detto.
No, per... non lo posso far evolvere, non posso farlo diventare Gardevoir perché devo avere Gallade. E non si può, devi rimanere così. Ma ogni livello mi toccherà bloccare l'evoluzione di Ferdinando. Va bene, ce la prendiamo comoda, non ti preoccupare. Latte Mumu, vai, ne prendo uno. Non è male, anzi no. Il Latte Mumu è buono. Io ne prendo 10 bottiglie. Adesso ne ho 11, un numero completamente proprio non tondo. E farò impazzire alcuni di voi, mi sa, avendo 11 di Latte Mumu. Sì, li ho visti gli Psyduck. Soffrono di mal di testa cronico. Devi aspettare che stiano meglio. Certo, certo. Ah, oddio, questo è il tavolo con i due... Com'è che vengono chiamati? Sono gli smanettoni? Cerca Pokémon. Va bene, sì, smanettoni. Vabbè, cioè, guarda, dai, su. Dai, su. Sono dei nerd completi. Ci mandano Sudowoodo. L'altro non mi ricordo che Pokémon abbia, perché poi mi confondo tra Platino e Diamante e Perla. Comunque Sudowoodo ce ne liberiamo subito con Bollaraggio. Tra l'altro è pure un nuovo encounter per il Pokédex. Ottimo. Guarda come se ne sta lì fermissimo. Siamo proprio un albero vero. Ecco, adesso non sta più tanto fermo. Sì. Prossima scelta. Di nuovo Sudowoodo, giustamente. Perché non mandarne due? Chiaro. Altro Bollaraggio. E via pure quest'altro Sudowoodo. Prossima scelta. Tre. Vabbè, ho capito che sei bravo a cercare i Pokémon rari, ma figa, tre Sudowoodo. Che poi li devo shottare tutti. Mi dispiace quasi, cioè. Eliminartene uno ci sta, è il mio dovere. Due, ok, ma tre è proprio... Cioè, mi stai chiedendo proprio di... della violenza gratuita, cioè... Ma almeno Franco è al 32. Tra poco ci evolviamo. Non vado a dare le caramelle rare a Saverio, che è quello più prossimo all'evoluzione, solo perché comunque vorrei dargliele quando è al 36, in modo tale da portarlo al 40. Per ora ho 4 caramelle rare. E poi non mi va di avere i Pokémon già così boostati da adesso. Lascio che salgano normali con il condivido esperienza. E poi ci penseremo dopo a eventuali livelli evolutivi e bla bla bla. Per ora ricordiamoci di frenare l'evoluzione di Ferdinando, perché quello mi cerca di diventare un Gardevoir. Ma io non voglio Gardevoir. L'ho usato 3000 volte. Voglio Gallade. Andiamo di beccata. Oh yes. Ciao. Enzo al 25, perfetto. Vorrebbe imparare Garanzia, che tra l'altro è una mossa a buio. Togliamogli sgomento. Sgomento? Non lo so. Ma sì, togliamogli sgomento, tanto quando lo userò. Ma sì. Anzi no. Io toglierei beccata, che è ancora più inutile. Perfetto, garanzia. Enzo ci sarà molto utile contro Marzia. Mr. Mime, il prossimo Pokémon. Intanto, sì, è vero, Markrow si evolve pure con la pietra. Mi sa con la nero pietra. Però quando la otteniamo, la nero pietra, mi sa molto più in là nel gioco. Non so manco se ci diventerà mai un Hunchcrow. Vabbè, per il Pokédex ci diventerà. Non che mi interessi troppo completare il Pokédex, però che cavolo. Ti porti dietro un Markrow che non è neanche un Pokémon ottenibile nel tuo gioco. Te lo sei fatto scambiare pure col soprannome. Cioè, io ho dovuto dire a Tonks di chiamare... il suo Pokémon Enzo. Di chiamare Enzo. Che cavolo, che fai? Non lo fai evolvere poi in Hunchcrow? Certo che lo facciamo evolvere. Anzi, lo uso pure in Stalotta. Andiamo a usare appunto garanzia. Gioco di ruolo. Belle le animazioni di Mr. Mime. Andiamo con un'altra garanzia.
Beh, la garanzia è che ti ho buttato giù il Pokémon. Brutto colpo pure, hai capito? Oh, i brutti colpi ne state facendo una marea adesso, quando non servono. Intanto vuole imparare sdoppiatore. Allora, sdoppiatore lo mettiamo al posto di cortesia. Ma sì, tanto, cioè comunque sia sdoppiatore che cortesia sono mosse che non rimarranno. E niente, non mi ricordo cosa stavo dicendo, quindi mi sa che non concluderò mai quel discorso che stavo facendo. Oh, e siamo fuori e finalmente ce ne possiamo andare verso il percorso 215, dove piove. Eh già, la bellezza della pioggia. Lì c'era un albero da miele. Non ci sono troppi allenatori su questo percorso, almeno che io mi ricordi. Adesso ce ne sono tipo 3000. Ma ce la dobbiamo fare in poco tempo, perché non c'è molto tempo. Non voglio far durare la parte un'ora, quindi speriamo di cavarcela. Vabbè che contro Bronzor ce la facciamo tranquillamente. Però bisogna pure vedere quanti e quali Pokémon avranno gli altri. Questo scoprirovina ce ne ha due, che sono un po' troppi. Ce n'è uno di troppo, perché il numero giusto per i Pokémon dei selvatici è uno. Ah, bello che fa il brutto colpo, che forse serviva pure, perché Bronzor non ci va KO in un colpo solo di bollaraggio, eh. Quindi bravo Franco, bravo Franco. Saverio al 31, attenzione. Meno 9 all'evoluzione in Drapion. Shieldon. Vanno benissimo questi Pokémon. Sono i Pokémon ideali da mandarmi contro. Bravo, bravo, bravo. Tra l'altro io il fossil scudo l'ho trovato, ma non l'ho ancora revitalizzato. E Shieldon è un encounter per il Pokédex, quindi ce lo facciamo pure in anticipo. Non avrò neanche bisogno di andare a revitalizzare il mio di fossil scudo, così mi posso tenere lo strumento. Che io il Pokédex lo voglio completare per Pokémon visti, non catturati. Tanto catturarli tutti non mi interessa. E poi quando mai catturarli tutti è stato così importante nei giochi Pokémon? Che è letteralmente lo slogan. Oh, mamma mamma. Bene, lo scoprirovine è andato. Adesso possiamo andarcene anche noi, volendo. Strumentino! Confezione di etere. Si trovano pure le confezioni adesso. Ah, ok. Lui è uno di quelli che si è fermato, perché dice: sono un essere umano, mi fermo anch'io ogni tanto. Lui non era un allenatore, lui ci dava uno strumento. Madonna, come faccio a ricordarmeli? Rivincita. Ma non c'erano tipo i tronchi su cui passare con la bici qua? Poi possiamo usare taglio e volendo tipo risparmiarci una porzione di strada e fare prima. Però c'è anche un altro allenatore di là, quindi sì, risparmiamo la porzione di strada, ma tanto gli allenatori li faccio tutti. Però lì c'è uno strumento, quindi lo dobbiamo prendere. Tre Pokémon il cintura nera, mamma mia che maleducato. Tre Pokémon addirittura. È un affronto bello e buono questo. Cioè, un Pokémon posso accettarlo. Zero Pokémon lo accetto subito. Due Pokémon? No, tre è proprio un oltraggio. E vabbè, usiamo un po' di peccato, perché qua bollaraggio me lo fanno finire ogni volta. C'è 20 pp e 3000 allenatori. Oh, bravo che hai fatto brutto colpo, che non lo so se con beccato lo buttavo giù Meditite. Probabilmente sì, però non essendo stab. Ok, Anzo al 26. Prossima scelta Machop, vai, andiamo di beccata, falli sempre sti brutti colpi, per favore, fai la bella figura, sempre. No, non l'ha fatta la brutta figura. Bene così! Oddio, però gli ho fatto un complimento, quindi magari... Vabbè che se me lo fai mo' il brutto colpo non serve a niente. Cosa mi fai calare? La difesa? Come ti permetti? How dare you? How dare you? Ok, buttato giù. Bravo, bravo, Franco! Bene, bene. Ultimo, Meditite. Finto attacco mi usi? Addirittura? Avevo detto io che Meditite non si butta giù con una beccata, che poi resiste a vita rossa così. Mi dà un fastidio sprecare tempo così. Vai KO, vai.
E poi ce n'è subito un altro di là di cintura nera, eh. Era quello che avevamo lasciato un attimo in sospeso. Lastrapugno! La lastra per i Pokémon lotta. L'essere originario emanò da sé due esseri. Uno del tempo e uno dello spazio. E l'orrore di Pokémon Diamante e Perla. Vabbè, non sto dicendo niente di nuovo. Andiamo ad affrontare l'altro cintura nera, va? Che comunque ci sono cose di lore molto più, diciamo, avanzate di questa. Questa alla fine si capisce subito. Però quella lì che abbiamo visto sulla lastra mente di prima. Poi dobbiamo andarci a trovare delle cose nella biblioteca di Canalipoli, che lì si fanno delle belle letture. Infatti mi prenderò del tempo durante questo playthrough, durante questa serietina, per andarmi a spulciare la biblioteca di Canalipoli. Quando ci arriveremo, che comunque ci dobbiamo andare perché c'è un dialogo importante con il professor Rowan, Barry e Lucinda, e ci andremo anche a leggere i libri sugli scaffali insieme, perché si possono leggere dei piccoli stralci, e lo faremo perché è importante, va fatto. E scommetto che tra di voi c'è qualcuno che non l'ha mai fatto, quindi sarà un'ottima prima volta. Intanto Krogan che è andato. E abbiamo sconfitto anche Giuseppino! Cintura nera. Io ho fatto Kung Fu quando ero piccolo, sono arrivato alla verde. Proprio bad. Ho iniziato tipo a 7 anni, no, 8 anni, e l'ho fatta fino ai 13. Ho fatto pure l'esame per la cintura blu, ma non l'ho passato. Ma perché ero un ragazzino, cioè banalmente avevo 12 anni e preferivo uscire, ovviamente. Poi a quei tempi tutti, tipo, costringiamo i nostri genitori a farci, a iscriverci a calcio, pallavolo, nuoto, qualsiasi cosa, e poi dopo un po' perdiamo la voglia di andarci, però i soldi ormai li hanno spesi. E io poi ho fatto una marea di sport. Bollaraggio su questo Geodude, che poi è un selvatico. Perché lo sto facendo? Ormai l'ho fatto. Meno male che non c'aveva vigore, avrei urlato. Mi sono fermato per un selvatico. E poi sti maledetti nell'erba ogni volta. Cioè, mi dà quasi fastidio fare fuga. Super guardia! Siamo quasi arrivati comunque. Niente selvatici, niente... Niente selvatici, avevo detto! Che palle, no, non ne affronterò un altro. Ma che palle sti selvatici, ho per due cazzi di cosi d'erba. Devono sempre uscire, ma che palle. Ma levati, levati, levati. E poi mi fanno proprio salire proprio la rabbia. La furia massima. Oh, non l'avevo visto questo qui. Che fa sto fenomeno nascosto qui dietro. Nazario. È Nazario Sauro. Ci manda sempre Krogank, va bene. Ci può stare. Ci sono dei Pokémon lotta un po' più facili da buttare giù, soprattutto in queste situazioni, ma guardate un po' cosa faccio. Bollar è ovvio, poi c'ho tre Pokémon. Però occhio che potrebbe avere... Se non sbaglio Krogank potrebbe avere pure Pelle Arsa come abilità. Meditite. Dai, adesso voglio andare proprio full bollaraggio perché mi sono scocciato. Questi qui resistono alla mia beccata. Come si permettono? Mi ha fatto pure finto attacco con la priority, va bene. Ok. Percorso non lunghissimo, non pienissimo di allenatori, ma abbiamo perso un sacco di tempo a Flaminia. Acqua di sale! Se si trova danneggiato toglie abbastanza, e considerato che mi mancano un po' di mosse di tipo acqua, io andrei a togliere bullo perché tanto non l'ho mai utilizzata e non ho intenzione di farlo, e soprattutto in previsione di Marzia non vado ad utilizzarla perché se poco a poco aumento l'attacco ai suoi Pokémon e poi con la confusione non si colpiscono da soli, perdiamo malissimo, perché già me lo vedo il suo Lucario del cavolo a fare la mossa boostato da bullo e a colpirmi da solo lo stesso. E poi su Lucario dobbiamo stare attenti. Non abbiamo mosse fuoco che lo andrebbero a danneggiare tanto. Abbiamo le mosse psico. Ma
Abbiamo anche lo starter che avrà il doppio tipo acciaio, perché penso sarà già un Empoleon quando arriveremo lì. E dobbiamo stare attenti a calcolare queste cose. Perché qui c'è taglio da utilizzare? Ah, per non fare l'erba alta, ok. Ma da che via si passa? Qua mi conviene utilizzare assolutamente un bel repellente. Perché secondo me qui sopra c'è qualcosa. Non c'è un cavolo. Però c'è Ciruzzo che non ha trovato un oggetto. Fantastico. Niente. C'è manco uno strumento nascosto. Ma che è? Ok, lui non è un allenatore. Qui si trova un altro strumento. Cura totale. Di là ce n'era da tagliare un altro con taglio. Se non sbaglio manca una coppia. Eccola lì. Questo me lo ricordavo. La coppia di allenatori sono gli ultimi allenatori del percorso. Poi abbiamo finito. Usiamo un altro repellente che non si sa mai. Onda shock. Questa è buona. Questa è buona. E andiamo a concludere con questi due giovani fantallenatori. Sperando che non abbiano troppi Pokémon. Io ho paura all'idea che ne possano avere tipo 5. 4. Sono comunque troppi. Glemiao, Monferno. Glemiao userà Fake Out, quindi sprechiamo tempo. Che pippole. Facciamo così, dato che mi usa Fake Out sicuramente, io ne approfitto e vado a usare il suo turno per farmi una cura. E poi uso Extra Senso su Monferno, ovviamente. Franco è pure felice, magari mi fa un... mi fa un brutto colpo dopo. Ruota fuoco. Su Ciruzzo poverino. Adesso ti faccio vedere io. Guardala, Monferno umiliato dalla mossa uovo di Ciruzzo con Leggiadro. Proviamo... No. Facciamo un bollaraggio su Glemiao, che forse l'ho sciotto. E andiamo di nuovo con Extra Senso su Monferno. Sfuriate, non mi colpire 5 volte. Non mi colpire 5 volte, che non ho voglia di vedermi l'animazione 5 volte. Perfetto. E ora muori. Ho detto proprio con sta voce. Oddio, pure lui ci ha sfuriate. Cosa ho fatto io di male nella mia vita per meritarmi questo trattamento? Dai con sto extrasenso, Ciru! Bravo. Anche Monferno è andato. Enzo al 27. Cadabra mi ha mandato. E Gyarados! Ma ti sembra il caso adesso di fare ste cose? Proprio ora? Mamma mia, sta lotta verrà infinita, va. Oh mio Dio, è durata un bel po', quindi ve l'ho tagliata perché c'è, cioè, davvero, eh. Alla fine mi devono mettere Gyarados, capito? Sempre alla fine mettono gli allenatori quelli più rompipalle. Oh. E direi che ci siamo? Percorso 215 Rupepoli? Per chi è arrivato alla fine e si è goduto tutta questa roba, regalino per voi, andiamo a far evolvere Franco in Empoleon. Andiamo a prenderci Francone. Usiamo ste 3 caramelle rare di 4. Regalino per chi è arrivato alla fine di questo episodio da un'ora. L'evoluzione di Primplup di Franco Mezzo in Francone. Mo' è veramente Francone. Arriva, arriva Francone. Prima di una palestra di tipo lotta vado ad aggiungergli il doppio tipo acciaio. Queste sono le cose che fanno i veri uomini. Benvenuto Empoleon. Però almeno adesso ce l'abbiamo con le statistiche più alte. Nuota veloce come una moto d'acqua. Le estremità delle ali sono talmente aguzze da fendere banchi di ghiaccio. E vuole imparare pure Acqua Jet, che è una mossa ottima. Quindi andiamo a togliergli quell'acqua di sale che ha avuto giusto per un attimo. E gli andiamo a mettere Acqua Jet. Che poi Acqua Jet è una pure di quelle mosse che gli vorrei far tenere fino alla fine. Fatto questo, sulla soglia dell'ora, io direi che ci possiamo fermare qui nel prossimo episodio Rupepoli. Un bel like per chi è arrivato fino a qui. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. 3, 2, 1,
go.